voce emergente della nell'ambito dell'agro nocerino sarnese, già ha partecipato a diversi concorsi canori, tra cui alla seconda edizione del Festival Nuovi Talenti. Ecco, Francesca, da quanto tempo canti? Allora, io canto dall'età di 7 anni e diciamo questa passione è nata un po' così. Non ho studiato canto per molto tempo, soltanto per qualche anno, diciamo. Mi sono sempre autogestita il lavoro e ho partecipato a vari festival e programmi televisivi. Quali? Su TLA, una emittente napoletana. Un'emittente napoletana, sì. Diciamo che l'organizzatore, il suo talent scout è Angelo Orza di Sarno. Sì, più volte è stato Angelo Orza, sì. E ho partecipato. Il tuo produttore è Gemma Annunziata. Sì. Ho scritto anche varie canzoni, musicato varie canzoni tramite. Sei autodidatta. Sì, tramite anche amici e che mi hanno ovviamente procurato i testi e quant'altro. Diciamo che sono a buon punto. Adesso sto lavorando all'Hotel Park Mediterraneo, dove mi esibisco ogni giovedì e faccio musica dal vivo. Qual è il tuo genere? Diciamo canto canzoni italiane e inglesi. Qual è il tuo pezzo forte? Diciamo che amo molto Celine Dion e le cantanti come Laura Pausini e Giorgia. Ecco, accennaci a un brano di Laura Pausini, vediamoci proprio in diretta o di Giorgia, tua scelta. Cantando ovviamente, lo so che è un po' difficile a cappella, proviamo in diretta questa tua capacità canora. Va bene. Quello è la tua scelta, o di Laura Pausini o di Giorgia. Vediamo, e balliamo a piedi nudi con la musica alla radio, più forte mentre...